Idem, il giornale affonda il sogno di Renzi e Forza Italia doppia la Lega. Con questi numeri, fa notare il giornale, se si facesse oggi il referendum sulle riforme costituzionali, il no arriverebbe al 62,5%. Il Mattino, Napoli, crollo PD, Renzi azzera i vertici. Abbiamo appunto sentito che andrà un commissario. Il Secolo XIX, le contromosse di Renzi, premier all'attacco, voto deludente e commissaria il PD. A Napoli. Ecco, dicevamo del Fatto Quotidiano che titola: Renzi, non ho vinto né perso, ma il PD ha il 22% di voti in meno. Matteo, non sono contento, poi si pente, siamo al 40%. E anche qui una riflessione su Verdini: come abbiamo sentito, Verdini inesistente nel paese e decisivo invece nei palazzi romani. Ballottaggi, il risico delle alleanze, tutti contro il premier. E poi un'analisi, migranti, c'è del marcio nel piano del governo, aiuti a paesi terzi in Africa in cambio del controllo delle frontiere e dei flussi di profughi, scrive il Fatto Quotidiano. L'Unione Europea pronta ad avvallare una strategia già messa in atto con la Turchia e che copia di fatto il modello australiano, che è il più vergognoso del mondo. Anche il Fatto Quotidiano largheggia di commenti, sicuramente quello di Antonio Padellaro, quel leader sempre più solo al comando. E poi ancora altri approfondimenti su altri personaggi minori. Povero Adinolfi, ora di grosso ha solo il girovita di Andrea Scanzi. Bene, questa è una veloce rassegna stampa fatta nonostante i problemi tecnici che abbiamo incontrato questa mattina. Il sistema Spreaker si è completamente impallato e non ci ha permesso di andare avanti. Abbiamo dovuto rinnovare la trasmissione, quindi la programmazione, e riaprire il file della nostra radio. Bene, noi andiamo avanti tra pochissimi minuti, quindi breve pausa musicale, tra pochissimi minuti l'appuntamento col Libro Aperto. Avremo ai nostri microfoni Nunzio Festa con questo libro che è tutto un programma, almeno nel titolo, Frutta, Verdura e Anime Bollite. Bene. So we cry 'cause we're made of water, and its salt is our debt to the sweat of our fathers. And our mothers bled us into this light screaming, where blood tastes of metal and tears make us rust. How could you love me? I ain't done nothing. My wounds are my prayers. I'm suckling fear. Oh, woman, what can I do? Your heart has gone dry, and I can't get through. World, and I'll row you home. You're a feather on the breath of your fear. You want trust, but you'll settle for safety. I just want you near. Let it fly from the pride of secrets into the light of startled dove. Let it rain on the desert of all your fevers and grieving. My love, how could you love me? I ain't done nothing. My wounds are my prayers. I'm suckling fear. All the waters.
this world, and I'll owe you all. Allora, anche se in leggero ritardo, siamo arrivati al nostro spazio Libro Aperto dedicato alle novità editoriali. Oggi ospitiamo un autore ma anche editore, poi in fondo all'intervista parleremo anche di editoria, che è un argomento molto importante per gli edicolanti che stanno cercando un po' di diversificare la loro attività aprendo le edicole ai libri, soprattutto delle piccole e medie case editrici. Parliamo oggi con Nunzio Festa, che salutiamo. Buongiorno Nunzio. Buongiorno Fabio. Ecco, dovresti leggermente parlare più vicino al microfono, così ti sentiamo meglio. Allora, Nunzio è l'autore di questo Frutta, verdura e anime bollite, che devo dire è un titolo azzeccatissimo, fantasmagorico e molto evocativo di questo libro, che è un intreccio di storie, non è un romanzo, ma forse ormai nessuno più pubblica romanzi o scrive romanzi, un intreccio di storie con un unico comune denominatore: il meridione, il sud, la precarietà, la violenza e lo sfruttamento che ancora caratterizza questo territorio e che ancora suscita indignazione, opposizione, ribellione. E dentro queste pagine, devo dire, molto agili, sono appena 120, se non vado errato. Nunzio, in questo libretto molto agile e di facile lettura c'è tutto questo condensato, certo aggiornato a quelle che sono le storie di oggi, storie di immigrazione piuttosto che storie di poteri forti, come la vicenda che ricorderete molto di Danilo Restivo, l'assassinio appunto di Elisa Claps, una storia che affonda veramente le sue radici in quelli che sono i poteri forti che ancora agiscono nell'ombra, poteri a volte compiacenti e sicuramente una giustizia incapace di far valere le proprie ragioni. Allora,
Allora, Nunzio, devo dire che di questo libro colpisce soprattutto lo stile di scrittura, che giustamente tu cerchi un po' di affinare, considerando che l'argomento, lo spaccato del sud che viene fuori da questi racconti è stato già praticato da altri autori, quindi ti sei posto il problema come tornare ad interessare i lettori su un argomento ormai consolidato e quindi indagando altri stili, uno stile apparentemente barocco che in realtà è anch'esso fantasmagorico, pieno di spunti e pieno di riflessione. Come sei arrivato appunto a decidere una scrittura molto meditata, molto riflessiva, che però colpisce al cuore mettendo in evidenza i drammi di oggi del sud? Perfetto, grazie intanto. Grazie anche per prima cosa della domanda sullo stile, perché in questo periodo sentivo e leggevo un paio di autori abbastanza importanti, da Governi a qualcun altro, che riflettevano proprio su questo. Non c'è stile, non c'è libro, non c'è scrittura, non c'è romanzo, non ci sono storie che non valgano per il loro stile, nel senso che dire le stesse cose e ragionare di alcuni temi, come ho cercato di fare io con questo che introducevi benissimo, sintetizzare quasi alla perfezione il sud, la voglia di riscatto, ma il dominio di poteri forti e i drammi della società mezzogiorno, Non hanno senso se non sono indagati da uno stile originale, non perché utilizzare una scrittura baroccheggiante voglia abbellire qualcosa, ma le voci e i soggetti hanno la necessità di camminare con una lingua tutta loro. Allora, già da prima di questo nuovo libro ho sentito l'esigenza di continuare a studiare lo stile e la scrittura, e proprio in virtù di questo sono arrivato a pensare che non ragionare su parola per parola non ha senso di fare per costruire una storiella. Questo libro, appunto, accompagnato da questo stile, è vero che non è un classico romanzo, però mi diceva Marino Magliani tempo fa, Nunzio, guarda che in realtà lo puoi definire perfettamente un romanzo breve. Dicevo, guarda, forse non è detto che sia così. In realtà mi faceva ragionare su una cosa: quando c'è un unico sentimento, un'unica necessità in tutta la storia, possiamo, certo, chiamarlo Roma, tramico, antramico, tutta una serie di cose su dettagli, però è probabilmente un romanzo di oggi, nonostante evochi, appunto, come dicevi tu, per esempio, allo stesso momento il pregiudizio su Danilo Restivo, e quindi l'omicidio Claps, una serie di cose, e il pregiudizio sui ladricelli di paese, che nonostante forse non siano sempre loro colpevoli, vengono perseguitati ingiustamente. Così come evoca, per esempio, quello che dicevi tu, un nostro riferimento, o almeno per me, o almeno per quelli come noi, nel senso, per chi ha voglia, come ho detto in un altro libro, in un inno alla libertà che si chiama Farina di Sole, ho detto ha voglia di andare sempre in direzione del riscatto e di una possibilità di rifare questo mondo sbagliato. Proprio per questo, per esempio, quel riferimento di cui del quale accennavo, il Rocco Scodellaro, poi da contadino, sindaco di Sicilarico, luce del nostro mezzogiorno, scomparso troppo presto, che forse avrebbe potuto fare ancora molto meglio per noi, sicuramente meglio di quelli dell'ex capogruppo della Camera di Potenza, come diciamo, con il ragazzino ex renziano, insomma, di quelli dei politicanti di oggi.
Ecco, appunto, Rocco Scotellaro, che scelse uno stile semplice e diretto, descrittivo al punto giusto, cioè cogliendo gli elementi qualificanti, però.